Dunque, oggi parleremo di un elaborato che mette in relazione il tema della percezione. Quindi lavoreremo sul campo percettivo e nello specifico una figura che può essere rappresentata con sia il positivo che il negativo, cioè sia col bianco che col nero. Questa figura fa in modo che attiva la nostra percezione, che è una percezione, di tipo soggettivo, indeterminato, cioè vuol dire che ognuno di noi predilige una figura che va o verso il positivo o verso il negativo, però diciamo la nostra composizione li metterà insieme. Allora, cominciamo da una nostra griglia, una base, costruiamo questo rettangolo, questa forma, questa cornice che è circa, no, la potete fare di 13 di larghezza per 20 di altezza, cioè quindi un rettangolo, una forma rettangolare. Dunque, ci serve poi, ovviamente i materiali sono un po' di tempera nera. O eventualmente potete utilizzare anche una matita, se non avete la tempera nera, una matita molto tipo una 6B, molto, molto nera, molto grassa come matita, oppure una matita normale che utilizzate come quelle colorate. Allora, il nostro soggetto lo scopriremo man mano che ve lo illustrerò. Allora, come prima cosa prendete un cartoncino, così quello che avete a portata di mano, uno scarto anche, e su questo cartoncino disegnate più o meno un profilo umano. Potrebbe essere così. Un profilo umano di questo tipo. Poi, una volta che avete fatto questo profilo, lo ritagliamo in modo di fare una piccola mascherina che ci servirà per fare un altro profilo speculare, cioè che sia perfettamente identico a questo. Ecco, avremo praticamente una mascherina tipo questa. E andremo a ricalcare, come dire, a ritracciare, posizionando più o meno in questa, diciamo, nella una parte, diciamo, semicentrale con più respiro verso l'alto che col basso e sul basso. Ecco, andremo a tracciare questo profilo. Adesso io mi metto in una posizione più comoda. Ecco, posizionare. Seguirò la mascherina di questo profilo che ho fatto. Successivamente, con la stessa mascherina, la ribalto e ottengo la stessa forma dall'altra parte. Anzi, facciamo una cosa. Ok, potrebbe essere così. Sì, la metto in corrispondenza e traccio qua. E ho questa forma che
speculare, cioè una è uguale all'altra. Una volta posizionati questi profili, pensiamo che, proviamo a immaginare che da questi due profili noi immaginiamo un torso di una mela, così, con la sua bella foglia. Anzi, lo facciamo più arrotondata. Proviamo a immaginare questa foglia. Questa foglia è qua, che è la nostra base di un torsolo di mela. Ok, allora andiamo adesso a colorare, ovviamente in positivo e negativo. Partiamo sempre dall'alto. Usiamo anche il colore in modo da poterlo stendere bene. Cerchiamo di seguire bene la linea sempre. Ecco, siamo quasi arrivati alla fine. Finisco l'ultimo angolo. Il colore è sempre molto compatto. Diamo anche un verso laterale, così rimane più omogeneo. Ok. Allora, quando il lavoro è asciutto, verifichiamo che sia asciutto, cancelliamo gli ultimi tratti di matita. Ci soffiamo così, qualche ultimo piccolo ritocco.
aggiungiamo gli ultimi tratti. Attenti che è ancora asciutto. Allora, cosa vediamo di questo lavoro? Vediamo, è un positivo e negativo. Questo lavoro è un positivo negativo, nel senso che vediamo in modo negativo questi due profili, no? Però abbiamo un positivo che è questo torso di mela, come se fosse, no, morso. Quindi questo può essere un esercizio che ci dà un'idea della percezione positiva e negativa, e la nostra appunto percezione decide cosa vedere. Di primo impatto certamente vede il torto di mela perché c'è questa foglia, ma se si sofferma un attimo vede anche che ci sono due profili. Il lavoro è fatto.